Sta nascendo in questi giorni una vettura elettrica, sintesi di grande tecnologia, di design. Ne parla già, non è un modo di dire, anche il mondo. Tanti articoli. E allora scopriamo questo progetto tutto di casa nostra con Giuseppe Ferrazzano. Buongiorno a tutti. Tu hai firmato Sì, chiaramente diciamo io che questa idea. sono stato l'ideatore di questa autovettura. Il modello ce l'abbiamo qui, proprio Sì, 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 accanto. sì, sì. Technicar Lavinia SE. Lavinia SE, super elettrica. Lavinia Lavinia è un è un omaggio. omaggio a mia moglie, perché come le belle macchine si devono valorizzare anche le belle donne. Noi intanto stiamo vedendo le immagini grafiche, i render che sono stati realizzati che mostrano come sarà la vettura finita. Noi qui abbiamo accanto chiaramente il modello di lavorazione e caratteristiche. Intanto grande tecnologia, tutta elettrica. Sì, qua andranno inserite delle tecnologie, motori di alta tecnologia che al momento stanno sperimentando appositamente per questa autovettura. Diciamo che il design della carrozzeria è voluto sia a livello estetico ma a livello funzionale, perché tutte le forme, le prese d'aria e quelle che sono le dinamiche della macchina sono state effettuate per avere un impatto CX minore possibile e uno schiacciamento a terra della macchina non indifferente, per delle prestazioni che abbiamo letto anche noi sui vari articoli che ci hanno deliziato sul web. Okay, perché uno pensa auto elettrica e vabbè, non sarà neanche tanto funzionale, ma qui parliamo di 788 800 cavalli. cavalli, sì. No, ma l'auto elettrica, a differenza di quello che si possa pensare, che tutti pensano, è più performante dell'auto a combustione ed ha meno problemi, perché non c'è problema della manutenzione, non ci sono i problemi dovuti a rotture meccaniche e poi è un interruttore on-off, cioè quando tu accendi la luce a casa, premi l'interruttore e si accende la luce. Il motore elettrico è uguale, non ha bisogno di quel tempo di combustione per andare al regime, premi il pulsante e sei al massimo dei regimi. Ricarica anche veloce, ma soprattutto leggevo nella scheda tecnica, correggimi Giuseppe se sbaglio, da 0 a 100 in 3 secondi. Da 0 a 100 in 3 secondi, sì. Diciamo che la peculiarità dei motori elettrici e la forza dei motori elettrici è quella di avere delle prestazioni abbastanza rapide, cioè tutta la potenza ce l'hai immediata, come dicevamo poc'anzi. Quindi il 0 a da 0 a 100 in 3 secondi è anche grazie alla propulsione elettrica. Come ti è venuta l'idea da Siracusa di pensare a una supercar che però già ha attirato attenzioni, arrivano telefonate dagli Sì, Stati Uniti, dalla Cina? mi hanno contattato dal Canada, Australia, Stati Uniti, Cina, tutti molto interessati al prodotto e alla originalità del prodotto e dove si sta fabbricando il prodotto, perché essendo soprattutto la prima auto italiana super elettrica, e quindi diciamo che ha mosso un pochettino parecchia Curiosità, ma curiosità. l'idea com'è venuta, il progetto com'è nato? L'idea mi è venuta praticamente, mio padre è un ex pilota automobilistico, quindi siamo cresciuti nell'ambito sportivo dell'automobilismo e della costruzione. Un giorno mentre ero seduto a casa e guardavo i vari costruttori di automobili italiane, Ferrari, Pagani, De Tommaso e tutti questi che fanno auto sportive, ho pensato, ma perché non ne facciamo una anche noi elettrica? Perché tutti adesso vanno sulla combustione, ma ho detto perché non la dobbiamo fare elettrica anche noi, visto che Tesla in America la fa, la Rimac è un costruttore che fa un'auto elettrica con le prestazioni simili alla nostra, ma con dei prezzi abbastanza esorbitanti. Quindi, siccome io non mi ritengo inferiore a nessuno, ho pensato bene di iniziare questo progetto. Tu citavi Tesla, è uno dei marchi più conosciuti nel Sì. settore, e c'è chi in Italia, riviste di settore, ha scritto che questa è la Tesla italiana. Sia in Italia che all'estero ci hanno definito l'anti-Tesla italiana. A piacere. Fa piacere, sì. Bene, questo dicevamo è il prototipo. Sì. Dovrebbe Attorno ad aprile del prossimo anno dovrebbe essere pronto il essere finito, modello sì. originale. Poi come funzionerà? Andrà in produzione? Questa andrà in produzione, adesso non stiamo qui a vanificare quello che non c'è. Questo è un modello di partenza dove praticamente noi prendiamo dei punti di riferimento, delle misure, da qui tiriamo fuori poi lo stampo e dallo stampo poi verrà fuori il prodotto finito. Diciamo che è un processo un pochettino lungo e laborioso.
Però siamo già a buon punto, anche perché, ripeto, queste sono tutte finanziate da noi, di tasca nostra. Non ci sono investitori, non ci sono banche che ci aiutano, ci finanziano. È tutto fatto di tasca nostra e con i sacrifici della nostra azienda. Quanto potrebbe costare finita una vettura di questo tipo? Ma guardi, i costi, è prematuro parlare di costi, però io penso che con quelle prestazioni intorno ai 200-250 mila euro una macchina di questa si può comprare. C'è mercato? Sì. Il mercato c'è, è vasto, anche perché chi è che compra un'auto di lusso ha il vantaggio che... Adesso guardiamo, facciamo un esempio, una Ferrari. La Ferrari è un marchio di pregio, non mi medesimo nella Ferrari perché non sono a livello della Ferrari, però... Voglio dire, se oggi uno che compra una Ferrari da 1 milione di euro e va in Ortigia mentre c'è la zona a traffico limitato, deve lasciare la macchina da 1 milione di euro fuori da Ortigia. Con questa può entrare.